Ciao Michelac, buongiorno, come state? Spero tutto bene, sono qui nel mio ufficio. La piazza del Duomo è piena, dopo un po' di tempo è bello sentire anche un po' di voci, come dire, dopo un silenzio per due mesi è bello sentire delle voci. Ma vediamo adesso le vostre 5 domande che mi avete fatto, a cui oggi voglio rispondere. Mi sono messo qui il computer davanti a me proprio per essere sicuro di seguire le vostre domande, perché non me le ricordo tutte. La prima domanda alla quale vorrei rispondere è se comprerò o no il Mavic Air 2. No. Perché no? Non lo comprerò perché c'è una cosa che proprio non riesco a mandare giù e sono i 570 grammi di peso. Cioè non riesco a capire perché la DJI abbia fatto un drone che per soli 70 grammi non rientrerà nelle open category. E quindi con tutti quei vantaggi che sapete meglio di me, se non lo sapete andate a vedere questo link qui sopra, dove io ho messo delle informazioni su quello che è il nuovo regolamento ENAC e quello che sarà il regolamento EASA. Ma in buona sostanza volare in open category significa poter volare vicino alle persone, poter volare nei centri abitati con una sedia, naturalmente tutte le solite prescrizioni, registrazioni, tutto quello che volete, ma è un grandissimo vantaggio. Per 70 grammi ho trovato questa una cosa abbastanza poco utile e quindi personalmente non comprerò il Mavic Air 2. Se poi DJI me lo vuole dare per la prova lo prendo volentieri, ma sto scherzando ovviamente. Sarà un drone fantastico, ma non lo vedrete recensito su questo sito perché io non lo comprerò. Seconda domanda che mi avete fatto: come ho fatto ad avere l'autorizzazione per volare nel video che vedete qui sopra in centro a Firenze? Sapendo poi chi contattare è abbastanza semplice. Vi metterò qui in descrizione i link ai quali scrivere. Fare una comunicazione alla prefettura. Secondo, fare una SCIA, quindi una segnalazione certificata di inizio attività, dove deve essere descritto il volo, il drone, deve essere allegato il patentino basico, se avete il basico, e potete avere il basico solo se avete un drone sotto i 300 grammi, questo ricordatevelo, la piantina del volo, l'orario, l'altezza, insomma tutte quelle che sono le indicazioni necessarie perché possa essere completa la vostra pratica. Fate un pagamento di 30 euro, a quel punto, sempre a parte il discorso ENAC che sto dicendo, a quel punto per l'amministrazione, per la polizia municipale potete volare. Quindi in realtà è abbastanza semplice, con i link che vedete qui in descrizione spero sarà più semplice per voi. Terza domanda: qual è il miglior drone per cominciare a volare? E questa è la domanda del secolo. Io ho fatto già diversi video e secondo me è bene cominciare da subito con un drone di buon livello. Non deve essere per forza costoso, ma è giusto che sia un drone che risponde bene ai comandi. Questo secondo me è fondamentale, perché cominciare con un drone giocattolo che alla fine non risponde bene ai comandi, soprattutto all'inizio, può dare questo senso, come dire, di panico, comunque di mancanza di controllo, che magari non agevola l'inizio. Ma vado a prendere quelli che secondo me sono i droni per iniziare migliori. È lui, sì, lo Spark. Perché vi dico lo Spark? Per diversi motivi. Il primo, perché si trova anche usato a prezzi molto buoni, perché è un grande drone. Io ho fatto tanti video, li avete visti sul mio canale, ne farò ancora. Ha un controllo fantastico, la velocità giusta, si prende subito confidenza. Un drone fantastico per cominciare, lo so, non costa 50 euro. Se volete un drone da 50 euro, secondo me il migliore è il Fimix Xiaomi, che vi metto il link sempre qui sotto, che è piccolino, indistruttibile e fantastico per cominciare, però ha un problema, si comanda tramite il telefonino. Secondo me è fondamentale iniziare con un drone che abbia già un controller, lui ovviamente ce l'ha. Questo è alleggerito, 300 grammi, registrato, quindi può fare le riprese, tutto quello che sappiamo. Non ha il 4K, ma per cominciare cosa ci interessa? Ci interessa soprattutto di imparare a volare bene, comunque è un 1080 vero, quindi fa delle ottime riprese, voglio dire. Io lo consiglio, secondo me per cominciare è veramente un grande drone, perché si comincia subito col piede giusto, con un drone che risponde bene ai comandi e che non ci lascia in mezzo di strada. Altrimenti c'è lui, il Tello, lo sapete, non lo amo, è un drone che non ho mai amato, secondo me è un gran pacco tutto sommato. Per le riprese, per iniziare non è male, perché? Perché è indistruttibile, è leggero, non costa molto, mi sembra sugli 80 euro, possibile farlo con il controllo con gli stick che va comprato a parte, sui 20 euro, ma è una spesa che io farei, perché di nuovo
comandarlo all'inizio, soprattutto col telefonino, è una cosa che secondo me non è tanto intelligente da fare. Non si impara a mandare il drone con il telefonino, ci vuole comunque il controllo con gli stick. Quarta domanda: se sia giusto o meno che uno possa prendere il brevetto online senza fare una prova di volo? No, io non sono d'accordo, ovviamente il mio giudizio non conta niente in quanto non è che ho un ruolo, però voglio dirvelo, secondo me questa cosa del brevetto anche basico online è una grande fesseria. Le domande sono tutte teoriche, sostanzialmente se ci sono domande su come funziona il drone eccetera, però secondo me prima era meglio, sostanzialmente è giusto che ci sia una prova con un istruttore, che è successo, e che uno impari a volare col drone con una persona che lo sa far volare, perché altrimenti la teoria è giusta, ma alla fine quel che conta in un drone è che uno non ne perde il controllo e vada magari a romperlo o peggio ancora andare addosso a delle persone. Quindi secondo me non è giusto che ci sia un patentino solo online senza avere una prova seria di volo. Quinta e ultima domanda, amici di Anarch: qual è il mio drone preferito? È lui, Anafi, il Parrot Anafi. Non ve l'aspettavate, lo so, pensavate che votassi per il mitico Mavic Mini. È un drone fantastico, Mavic Mini, eh? Ho fatto un sacco di riprese e la sua caratteristica di 250 grammi senza paraeliche e sotto i 300 grammi con i paraeliche, quindi che rientra nell'articolo 12 ENAC, è unica. Però se mi chiedete il mio drone preferito, senza discorsi relativi al peso e quant'altro, la Anafi è il drone che a me piace di più in assoluto. Ha 4K, ha lo zoom, ha un ottimo controller, ha un'ottima capacità di volo, fa delle riprese fantastiche. Io lo amo al di sopra di ogni altro drone. Ancora secondo me è il drone migliore. Questo è il mio parere, naturalmente, come tale ve lo do. Tra l'altro, importantissimo, è uscito la Anafi FPV. Secondo me è una bomba. Non l'ho ancora preso, lo proverò senz'altro perché secondo me è qualcosa di fantastico. Quindi rimanete sul canale perché presto faremo un test del Parrot Anafi FPV, perché secondo me è veramente fantastico. Nelle prossime settimane sto aspettando che mi arrivi la Asbanzino 2, che lo aspetto da mesi. Sono molto curioso perché non ho mai provato un drone Asban, tutti ne parlano bene, voglio vedere come volerà. Naturalmente appena arriva sarete i primi a essere informati. Cari amici di Anarch, è tutto, grazie di seguire il canale, ci vediamo la prossima settimana, spero vi siano state utili queste 5 domande a cui ho risposto. A presto, iscrivetevi al canale, sostenete il canale se vi interessa, attivate la campanellina qui sotto. A presto, alla prossima settimana, ciao da Drone Anarch.